escono continuamente tantissimi prodotti, in questo periodo dell'anno soprattutto. E quindi ho pensato potesse esservi utile un video, come avevo fatto qualche mese fa, dei prodotti che secondo me sono veramente da prendere e di quelli che io non prenderei di make-up. Allora, cominciamo. Il primo prodotto, secondo me, da correre a comprare è la nuova Rising Star Cheek Palette di NARS. Ora, hanno inserito la mia formula preferita, questi blush che sembrano quasi di una texture, ma quasi tra virgolette di plastica, prestatemi il termine. Lo shade range è stupendo, io in questo momento indosso un mix tra il pesca nude e il rosato, li posso indossare tutti, hanno veramente un aspetto molto levigante ma naturale, stratificabile, long lasting, veramente un bel prodotto. Invece un prodotto che io non comprerei affatto, ma vi spiego perché. In realtà la palette secondo me vale la pena per la metà, è la Kylie Blush and Highlighter Cheek Quad della collezione Holiday. Allora, in realtà due prodotti contenuti in questa palette li trovo molto validi, ovvero il blush in crema e il blush in polvere. Il cream blush è un bellissimo rosa nude freddo stupendo e il blush in polvere è un bellissimo pescato satinato. Il problema è che su quattro prodotti questo, non so veramente, cioè è un ombretto glitterato duochrome, cioè non saprei come usarlo sul viso. E quello che dovrebbe essere l'illuminante in realtà è un balsamo grasso e poco luce riflettente trasparente. Quindi, cioè, comprarla per due prodotti su quattro. Kylie vende già singolarmente blush e blush in crema molto validi, allora perde secondo me un po' il senso la palette. Poi, da comprare secondo me assolutamente, lo sapete, li ho provati la prima volta con voi qua su, no, non qua, su Instagram, e anche voi siete impazziti. Credetemi, questi, vabbè, sono i Lip Blur Matte Blurring Lipstick di Salie. La bellezza di questi rossetti, veramente, ve lo giuro. Io ho Modern, hanno questo effetto super levigante sulle labbra e super burroso, ma coprentissimo, ma hanno una formula veramente bellissima. Il richness del pigmento, poi ho Nouveau, e Nouveau è un pochettino più freddo, rimanendo nella scala dei nude, bellissimo, ha una base quasi grigia all'interno, stupendo quando vuoi farti le labbra fredde. E ho il mio preferito che è Dada, voglio però prendere anche il rosso di questi. Dada è il mio colore, nude intenso con una punta di burgundy, un rosa scuro, wow, bellissimi, secondo me da prendere senza neanche rifletterci. Non ho un corrispondente in categoria merceologica, quindi vi dirò invece un prodotto che io semplicemente non comprerei, secondo me non vale la pena, sono i nuovi Matchstick Correcting Stick di Fenty. Non avrei dovuto prenderli perché in generale non mi sono mai trovata benissimo con la formula dei matchstick, ma ho visto il video di Fenty, sembrava diverso, più cremoso, e considerato che sono pensati per il perioculare tendenzialmente e per il viso, ma come anti occhiaie, pensavo avessero ammorbidito la formula. In realtà io ho preso il peach, che sarebbe quello per l'occhiaia, ma in realtà è secco come la morte, cioè riesce veramente a segnarmi, invecchiarmi tantissimo la zona degli occhi. Se hai 18 anni, secondo me può andare benissimo, ma se sei più grande dei 20, per me non vale la pena. Ci sono copriocchiaio, comunque corrector, 100 volte meglio come formula sul mercato, secondo me. Invece correrei a comprare, allora, io difficilmente, lo sapete, vi consiglio ombretti mono, perché il rapporto del mono rispetto a una palette economicamente non conviene mai. Stavolta però, mi dispiace, ma vi devo dire di sì. Come feci l'anno scorso con Shiseido, qua siamo ancora meglio. I nuovi mono di Charlotte Tilbury sono qualcosa di incredibile. Ce n'è anche uno duochrome, che è quello che è andato sold out, adesso però mi sa che è tornato, che si chiama... non me lo ricordo, memoria. Vabbè, adesso lo cerco. Comunque io ho preso, fate il packaging bellissimo, ho preso Smoky Quartz, che è un colore freddo, gunmetal, con però del top e del quasi verdone all'interno, cioè questi li metti col dito, ciao. Poi c'è Cosmic Rocks, che è quello duochrome, cioè vi prego, guardate cosa non è. Ho visto più reel su questo che su qualsiasi altra cosa ultimamente. Questi, se poi li mettete su una base grassa, questo è duochrome fino all'inverosimile, viola e verde, bellissimo, guardate qua. No, vabbè, se poi li mettete su una base grassa con questi qua vi sentite male, veramente.
Poi ho preso Emerald Eye perché è un verde con dei micro sparkle azzurri che, cioè, ciao a tutti. Infatti sono pentita di non averli presi tutti e rimedierò con quelli che mi mancano. E poi ho preso Lover Diamond che è un bellissimo burgundy rosa. Bellissimo. Questa è veramente un'uscita di cui mi sento di dirvi sì. Cioè, questa sa da cattà. Bellissimi, intensi, ancora più belli delle shade special dei suoi quad. Più bagnati, più metallici, più riflettenti, veramente per me da prendere. Invece per me non è affatto da prendere la nuova Pumpkin Spice Second Slice di... Ok, adesso voi mi direte, Giulia, perché ti ostini a comprare le palette di Too Faced e poi alla fine sai come va a finire, ne parlo di questi formati? Perché ad esempio a me piacciono quelle della, ad esempio la Teddy Bear, quelle fatte a quadratini più grandi e più piccoli, ma queste qua ogni anno ci casco e ogni anno mi pento. Questa palette, una parola per definirla è la cluster, è veramente spentina. Beh, i matte, ok, le 50 sfumature di marroncino le hanno sempre fatte bene, ma cioè, tipo, More Please, sono secchi, poco scriventi, poco luminosi, blandi, tristi, cioè, ma veramente, cioè, guardate, io so, Fall Flies, che è il colore che è un po' più particolare nella palette perché è un viola, cioè, è veramente, cioè, spento, con una leggera satinatura, veramente, non è una palette che non si può far funzionare, cioè, se ce l'hai riesci benissimo a truccarti, ma ci sono palette di By Beauty Bay più belle, ci sono delle palette di Catrice più belle, cioè, secondo me per il prezzo, poi ragazzi, non so se avete visto, ma c'è stato un aumento dei prezzi, le palette di Huda sono arrivate a qualcosa come 67 euro, le palette anche di Too Faced, prezzi alle stelle, cioè... Ma io, boh, non so, stiamo un po' perdendo il contatto con la realtà, secondo me. Comunque, vabbè, per me non vale la pena. Invece, ve l'ho detto anche, mi sa, nell'ultimo video, no, sicuramente nell'ultima live, io mi sono innamorata di questa. Per me è veramente la Dream Palette, cioè capisco cosa intende Natasha. Si chiama My Dream Cheek Trio. Ora mi direte, Giulia, ma la palette occhi? Mi piace la palette occhi, anche se... Non lo so, ultimamente Natasha Denona per me è diventata un pochettino ridondante con i colori. Mi ricordo l'effetto che mi fece una palette come la Metropolis, che rimane tuttora una delle mie palette preferite, che quindi ho tenuto. O la Gold di Natasha Denona. Secondo me poi ha fatto fatica a tornare a quei momenti di splendore lì, nel tempo. La nuova palette secondo me è molto bella, il duochrome è molto bello, però una volta indossata, se togli il triochrome, il duochrome, il triochrome, multichrome, insomma, non è una palette mai vista, cioè ci sono, se avete la retro e la glam avete già quella palette. Non so se mi sono spiegata, anche perché lei stessa l'ha dichiarato. Molti sono ombretti già presenti che sono stati leggermente modificati. Non so, uno era shimmer, l'hanno reso matte, uno era medio, l'ha reso un po' più scuro, però sono variazioni sul tema. Poi se uno può, certo, cioè con una Natasha Denona a livello di qualità caschi in piedi, però allora tutta la vita la nuova palette maxi di Pat, di cui vi parlerò, perché quella sì che mi ha scaravoltata. Cioè a quel punto spendere per spendere, spendo per una cosa più unica. Questa invece vale la pena per me. Ripeto, non è che la palette sia brutta, mi piace la My Dream Palette di Natasha, anzi, ho visto la live che ha fatto con Sephora Europa e volevo fare un video con voi riproducendo il trucco che ha fatto nella live per provare la tecnica di trucco Natasha, che è molto diversa dalla mia, molto nero, molta matita, non so, vediamo, fatemi sapere nei commenti se vi interessa. Ma questa, ragazzi, questa è splendida. Il blush in crema è un cream to powder, si stende benissimo anche col pennello, un colore spettacolare, l'illuminante in crema è la via, cavolo, vabbè, l'ho mischiato col colore scuro, però avete capito, l'illuminante in polvere ti acceca, belli colori, belle texture, long lasting, io sono innamorata di questa palette viso, cioè paradossalmente per quanto sia il pezzo meno famoso della collezione, è sicuramente per me il pezzo più bello della collezione. Mentre invece secondo me non vale affatto la pena, ragazzi, Melt, lo sapete, è un marchio che mi piace moltissimo, i loro cream blush, i blush lighter, bellissimi, è uscito un nuovo colore Pinch Me che chef kiss, ma i nuovi ultra matte bronzer, cioè io veramente mi chiedo perché. Dunque questo è il colore Santa Barbara ed è il colore pensato per pelli chiare. Sapete che in passato vi ho parlato di un sacco di prodotti di Melt. La mia matita occhi preferita della vita è Baked di Melt, che è il caramello, ok? Ma questo, innanzitutto, non è un bronzer per pelli chiare. È arancione, pigmentatissimo, a livello di troppo pigmentato. Cioè diventa proprio difficile da sfumare in modo omogeneo. Arancione giallastro. Una volta messo fa l'effetto come tra il cotto al forno, il trampiniano e il... macchiato, ok? Cioè guardate,
veramente polveroso, ma che poi visto così neanche si vede, ma è un colore strano, molto strano, quasi del verdino quando lo sfumi, molto difficile a sfumare, tende a grippare perché è troppo pigmentato e veramente, cioè, ci sono tanti bronzer meravigliosi, cioè l'Iconic London per dirne uno, o il Dior, quello col packaging matelassé beige, cioè, questo non vale la pena, soprattutto per il prezzo, per me, ovviamente opinioni personali. Poi sono sempre alla ricerca di grandi ciprie. Mi rendo conto che la cipria sia un prodotto che fa meno appeal di una palette, ma quando ne trovo una buona, e questa la è. Questa è la nuova Soft Focus Setting Powder. Io ho scelto il colore Vanilla Bean di Sigma e ragazzi, super micronizzata, molto levigante, è la cosa più simile che ho trovato alla mia adorata Lorac, con la differenza che la Lorac è più emolliente, questa invece è proprio vellutante e setificante, però ha un effetto super piallante, quindi alla fine io la cipria voglio che un minimo mattifichi, perché io sennò in un'ora sono lucida, e questa veramente poi illumina molto il contorno occhi anche grazie alla shade ed è molto levigante, a me è piaciuta molto, quindi ve la segnalo. Non vale invece secondo me affatto la pena la nuova collezione, la penultima, perché è uscita quella nuova, la collezione di Chantecaille. Ora, bellissimi packaging, però queste palette costano più di 80 euro per 4 mini ombrettini e questa è la fiera del marroncino grigino medio, cioè dai ragazzi, dai, cioè no, no, cioè 80 euro no. La Panther è la Pantera, è meglio, come si chiama? Black Jaguar, è meglio perché c'è almeno un blu, però o sei veramente un fan del lusso, e questa già ha un blu che è carino molto, il punto luce che è molto bello perché è tipo un topper, poi c'è un grigione e un marroncino. Se uno ama il blu, ama i prodotti di lusso e può, già questa ha senso, questa qua no, per me la Cougar no, ma in generale ecco, bisogna proprio potere da averne di più, ecco. Ultimi due prodotti. Questo anche qua magari è un prodotto che fa meno scena, però io sono innamorata, lo sapete perché l'avete visto anche nelle live. I rossetti della versione liquida della collezione di MAC di Natale, si chiamano, se lo dico subito, Powder Kiss Liquid Lip Color. La bellezza. Allora, Another Drink è un color zucca, lo abbiamo messo l'altra volta, innamorata, vi avevo detto che avrei preso un altro colore e l'ho fatto. Ho preso The Best Gift Is Me, cioè ma stiamo scherzando? Hanno questo effetto coreano, vellutante, nude, morbido, bellissimo, blur, adoro, e adoro i colori. L'ultimo prodotto invece che secondo me non vale affatto la pena è il nuovo pennello. Allora, questo è un jolly, però ve lo segnalo perché vedo che tutte anche i content paid da parte delle aziende internazionali spingono il nuovo fondotinta di Hourglass, che io non ho molto capito ma ne parleremo, con il suo nuovo pennello, facendo un po' capire dal commercial che è necessario avere il pennello. E io ovviamente ci casco e quindi l'ho comprato. Cioè questo pennello veramente è piccolino, ha un'applicazione, cioè a me piace che si diffondano il prodotto, buffing technique, questo è molto duro, molto preciso, non riesce a diffondere il prodotto perché il pennello non si apre, quindi gli dai dei colpetti e poi ci vuole un altro pennello per sfumare, per fare un bel risultato. Per un prezzo folle, secondo me io non lo prenderei personalmente. Ci sarebbero molti altri prodotti che secondo me vale la pena prendere, così come altri che non ne vale la pena, però ho voluto concentrarmi sulle ultimissime novità, tolti kit e cofanetti perché di quelli ne parliamo e tolti bocciati perché li abbiamo già visti. Però ecco, delle ultimissime novità, secondo me queste sono le cose che vale la pena veramente prendere, insieme alla palette di Pat, ma non ve l'ho citata perché cercare di mettere solo un prodotto per categoria, vi avevo già messo gli ombretti di Charlotte Tilbury. Se il video vi è piaciuto, se ne volete altri così, mi raccomando, pollice in su e iscrivetevi al canale, vi voglio bene, un bacione.